abbiamo già concordato di tenere una prima esposizione al Quirinale, che è la casa di tutti quanti gli italiani, e poi dopo, successivamente, sapete che il Ministero ha avviato le procedure per l'acquisto della Curia, un palazzo cinquecentesco, nel centro di San Casciano, dove sarà realizzato appunto un museo nazionale. Il ministro della cultura Gennaro San Giuliano ha aperto il convegno internazionale all'Università Pestanieri dal titolo Dentro il sacro multiculturalismo e plurilinguismo nello scavo del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni, annunciando prima la location della prima mostra dei bronzi che si svolgerà a maggio, ovvero il Quirinale, poi che il ministero ha avviato l'iter che porterà la nascita del Museo Nazionale a San Casciano dei Bagni attraverso l'acquisto dalla Curia del palazzo cinquecentesco. Si tratta del palazzo dell'arcipretura, che è stato acquistato con una cifra pari a 650.000 euro, il luogo scelto per ospitare quanto scoperto. Dobbiamo contemperare due esigenze: l'esigenza della valorizzazione e l'esigenza della conservazione e della tutela. Mi pare che ci sia una convergenza abbastanza netta sulla idea di portare al Quirinale queste statue e di fare una prima mostra al Quirinale. Poi per il seguito saranno gli esperti, alla luce anche dello stato di conservazione, a dirci che cosa si può fare. È noto, e lo abbiamo ribadito in questa sede, ma già l'avevamo detto, che poi la destinazione finale sarà un museo nazionale che nascerà in loco, diciamo dopo il restauro, l'adattamento di questo edificio del Cinquecento che abbiamo acquisito dalla Curia. Il ministro San Giuliano si è poi recato in visita alla Pinacoteca Nazionale di Siena ad accogliere il direttore Axel Emery. La Pinacoteca deve diventare l'epicentro della cultura senese, ha dichiarato. Per questo c'è la volontà concorde con il direttore e con le istituzioni locali di lavorare a un progetto di rilancio del museo. Credo che debba diventare un epicentro, un polmone della cultura e dell'arte in questa città che merita tantissimo. Ho conosciuto il direttore e adesso cominceremo a ragionare insieme, ovviamente con le istituzioni della città, per un grande progetto di valorizzazione di questo